Oggi vi do la ricetta della mia torta alla zucca ricca, oppure quel che c'è in dispensa finisce nell'impasto. Una torta sofficissima, perfetta per la colazione o per la merenda, davvero molto molto golosa. Perfetto per l'insupo. Ora basta chiacchiere e iniziamo. Mettiamo 3 uova all'interno di un contenitore, della polpa di zucca grattugiata e ben strizzata con le mani, oppure la mettete dentro ad un canovaccio e strizzate bene bene, dello zucchero e frullate. Aggiungete l'olio, in questo caso olio di semi, la cannella, abbondante perché a me piace tanto, mescoliamo il frullato alla farina, che in questo caso è farina 00 e amido di mais. Aggiungiamo le uvette, saranno state un cucchiaio, uno o due cucchiai, ammollate nel rum, una mela grande tagliata a fettine perché la mela stava al frigo e diceva per favore fammi partecipare a questo dolce e allora l'ho buttata dentro anche lei. Delle gocce di cioccolato perché ci stanno bene dappertutto e la bustina di lievito. Mescolate bene e versate l'impasto all'interno di una tortiera imburrata ed infarinata. Infine c'erano anche i cereali che gridavano dall'altra parte del banco della cucina. Ehi, sono qui, che fai? E quindi ci ho buttato anche i cereali sopra la torta. Un altro pochettino di gocce di cioccolato, perché qui siamo golosi, e inforniamo la nostra torta a 180 gradi per circa 50 minuti. Fate la prova dello stecchino per sapere quando è cotta. Servitela! Che dire, spero che la mia torta alla zucca vi piace. Se provate a farla, lasciate qui nei commenti la vostra opinione. E se vi va, taggatemi con una bella foto su Instagram. Ciao ciao!